Ciao ventenni paperoni e benvenuti alla prima puntata di WooWoo, ossia la rubrica in cui parlo delle nuove puntate del reboot di DuckTales. Negli scorsi giorni è uscito in America il pilot. Dicevo, è uscita la prima puntata di questa nuova serie di avventure di Paperi. Si tratta di una puntata doppia che serve per introdurre i personaggi di questa nuova serie animata. Beh, bisogna dire che questo pilot... I'm a pilot. Fa proprio il suo sporco lavoro, non solo introducendo e caratterizzando bene i personaggi, come spiegherò più avanti nel corso del video, ma anche innescando le dinamiche che intercorrono tra questi personaggi. Infatti non è una storia che parte da zero, ma considera in passato come avvenute decine di avventure che hanno visto protagonisti Gio Paperone, Paperino e forse qualcun altro. Tra Paperone e Paperino non scorre più buon sangue. Non si sa perché, viene solamente accennato a qualche avvenimento successo in passato che probabilmente scopriremo approfondendo la serie. Paperino, messo alle strette, deve affidare a Gio Paperone, che non vede da 10 anni, i suoi nipotini, qui, qua e qua. È da qui che si innescheranno le dinamiche che porteranno addirittura alla scoperta di Atlantide. Quindi vediamo sciorinati anche gli argomenti, il respiro, diciamo, che prenderà DuckTales. Innanzitutto i personaggi sono caratterizzati veramente benissimo. Io devo confessare che la serie originale non l'ho mai apprezzata più di tanto, più che altro, anzi soprattutto, per la presenza dei personaggi extra classici. Penso a Gaia, alla Tata o a Fenton. In questo caso invece i personaggi extra classici come Jet, la Tata o Gaia sono dei punti di forza, sono dei personaggi che si fanno apprezzare. Gaia risulta completamente stravolta, ma è assolutamente un bene, quindi non è più la bambina stucchevole, ma anzi è una grande fan della famiglia dei Paperi, che ha voglia di avventure e che appunto si butta nella mischia subito con qui, qua e qua. Mentre invece Jet è una spalla comica assolutamente funzionale e adorabile, come appunto ci ha mostrato tutto questo pilot. I'm a pilot. Si spinge molto sul lato genitoriale di Paperino, che è assolutamente e perfettamente il Paperino dei fumetti di Barks, cioè il Paperino che ha comunque voglia di fare, il Paperino che si trova a fare il genitore nonostante non voglia, il Paperino che vuole un mondo di bene ai suoi nipotini e che diventa una bestia se glieli si toccano. Qua siamo veramente a una caratterizzazione di Paperino pazzesca, incredibile, è stata un'emozione grandissima vedere il Paperino dei fumetti sullo schermo. Si spinge invece molto fortemente sul lato avventuriero di Gio Paperone, che è comunque un multimiliardario taccagno, ci sono alcune battute sulla sua avarizia, però diciamo che in questo pilot viene affrontato di più il lato avventuriero e quasi mistico, diciamo, degli oggetti rinvenuti da Gio Paperone. Una cosa che ho molto apprezzato sono le tante citazioni a Barks, vuoi per i quadri o per alcune scritte che appaiono sulla lavagna che Gaia scopre al suo primo colloquio con i nipotini. Per esempio, vediamo citato addirittura Scotty McDuck, che è un prototipo di Fergus de Paperoni, che Karl Barks citò nel suo albero genealogico, che fece solo a suo uso e consumo e che non è mai stato effettivamente pubblicato. Infatti viene scritto Scotty McDuck Alternative Timeline, una cosa pazzesca. Inoltre, sempre nella lavagna, viene citato Plain Awful, ossia testa quadra. Le citazioni proseguono anche con i quadri e in generale si vede un amore spassionato per le storie di Karl Barks e del suo epigono Don Rosa, una cosa che fa assolutamente piacere e ben sperare per il prosieguo della serie. Arriviamo poi a un punto dolente, ma dolente non perché sia uno dei contro della serie, ma perché è stato proprio un topic centrale per la discussione di DuckTales nei mesi precedenti. Se parlavi di DuckTales c'era sempre qualcuno che lo metteva in mezzo. Sto parlando del character design dei personaggi. Allora, qua ci si addentra esplicitamente nei gusti soggettivi e personali. C'è chi lo ama e c'è chi lo odia, non penso che sia un design che può lasciare indifferente. Io
penso di parteggiare di più per la parte di quelli che lo amano, dato che mi pare un character design fresco, accattivante, avvincente e in generale in linea con la produzione dei cartoni animati recentissima, dei recentissimi anni. Capisco però che ci sia gente a cui possa non piacere. L'unica cosa che mi viene da dire è guardate questo pilot perché le animazioni qui funzionano. Vedere quei personaggi fermi, statici e animati sono veramente due cose differenti. Infatti, perché sono stati realizzati in questo modo? Non tanto per risparmiare, come vi viene detto da qualcuno, ma perché semplicemente questo stile permette delle animazioni di maggior qualità, di maggior livello. Infatti a livello di animazioni penso che ci sia un baratro tra la vecchia serie e questa serie qui. È un character design che può piacere o non piacere, però secondo me è una barriera a cui ci si può tranquillamente abituare una volta che si è immersi nella storia. Le animazioni realizzate con questo metodo indubbiamente sono fluide, funzionano ed è la cosa secondo me migliore. La trama in cui vengono inserite queste animazioni è la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, perché la prima parte dell'episodio funziona benissimo secondo me. La cosa che mi ha lasciato invece un po' più basito è la seconda parte, ma non tanto la seconda parte in sé, ma la maniera in cui trovano Atlantide, che mi sembra che manchi un po' di sense of wonder. Ho sentito un po' mancare il senso della grande avventura che si respirava nelle storie di Karl Barks e mi è sembrato che i paperi vincessero le difficoltà un po' troppo facilmente, così come troppo facilmente trovano Atlantide. Nei fumetti abbiamo visto ritrovamenti di Atlantide ben più spettacolari o comunque interessanti. Penso per esempio a Zio Paperone pesca lo schiriglione, in cui appunto Zio Paperone e i nipotini si immergevano e trovavano, anche se un po' fortunosamente, Atlantide. Questo però è uno dei pochi contro che mi viene da trovare, perché per quanto riguarda per esempio l'umorismo siamo secondo me anni luce distanti da quello della vecchia serie. Questo è chiaramente figlio dei nostri tempi, è un umorismo che non si fa problemi a essere anche un po' politically incorrect, a fare battute anche un po', se vogliamo, scomode. Ecco, sulla parte delle battute politically incorrect vorrei imbastire un discorso un po' più ampio. Mi è piaciuto e ho apprezzato tanto l'inserimento di alcuni elementi che secondo me contribuiscono a elevare un prodotto, come il rischio che viene evidenziato esplicitamente del io lo uccido, li uccideremo tutti, detto esplicitamente. Oppure l'apparizione dell'uomo cavallo senza testa, con la testa mozzata, in un cartone Disney, che mi viene da dire, mi viene da pensare che allora il problema non è tanto la Disney, quando nei fumetti di casa nostra vengono censurate alcune cose in maniera un po' anche ridicola, se vogliamo. Per esempio, io lo eliminerò, io lo ucciderò, vengono poi censurati o comunque cambiati in io lo farò sparire, oppure non si può menzionare in nessun modo per l'appunto la morte, o fare battute un po' politically incorrect, quando invece in questo primo episodio vengono fatte quasi tranquillamente. Su questa linea mi è piaciuto molto il fatto che si affrontino anche argomenti un po' seri e spinosi, come il tema della famiglia e il fatto che ci possono essere screzi che fanno allontanare una famiglia per diversi anni e che poi magari non vengono risolti perché una persona è troppo orgogliosa o testarda. Quindi comunque è una serie che, nonostante faccia molto ridere, però mi sembra che voglia anche portare dei temi anche abbastanza adulti e maturi. Poi soprattutto mi sembra una serie coraggiosa, perché diciamo che la Disney si è decisa ad affrontare a viso aperto una delle grandi domande che albergavano nelle teste di tutti i fan Disney del mondo, e il cliffhanger finale è veramente pazzesco e vi invito a guardarlo. Io non voglio fare spoiler, però finalmente ci siamo. Tra le cose che mi sono piaciute della serie voglio inserire anche la tavolozza dei colori. Sono delle nuance pastello molto piacevoli da vedere e che sono abbinate a una fotografia un po' scura, un po' cupa, e l'intreccio tra questi due elementi ben si adatta secondo me
al clima e ai toni della serie. Insomma, secondo me siamo di fronte a un grande nuovo ingresso nel mondo dell'animazione e consiglio a tutti di guardarla, a tutti i fan dei paperi di guardarla, sia per le citazioni ma anche perché secondo me siamo di fronte a quella che sarà una nuova perla nell'ambito dell'animazione. Infatti l'ho vista in compagnia di persone che non amano particolarmente i fumetti di paperi e l'hanno apprezzata anche loro. Poi noi ovviamente ci occuperemo anche di vedere gli easter egg e le varie citazioni sparse negli episodi. Per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti i ventenni!